era solo un sogno. Che poi in realtà sinceramente non è che era proprio bello questo sogno, era più di... Kazu! Sta uscendo del fumo dal forno, Kazu! Il fumo, guarda il forno! Kazu, arrivo, prometto che ti salvo! Caso di incendio casa, il tuo nuovo nome dovrà essere... Ma che cavolo! Posto. Questa porta l'hai aperta te? Aspetta un secondo. Kazu! No! Oh cavolo! No, 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 no. Ma dove siamo? Kazu, Kazu, che cos'è questo posto? Io non ne ho la più pallida idea, ma l'unica cosa che ti so dire è che qui con noi c'è la valigia. Ok, almeno quella. No, anzi, come almeno quella? È colpa sua se siamo in questo posto. Ha fatto il caricamento e ci siamo ritrovati qui. Il vero problema, Kazu, è che qua dentro non si vede nulla. Non si vede nulla. È buio questo. Ho capito, anch'io ho paura, però aspetta, fammi un attimo avanzare. Che cavolo è? Kazu, Kazu, ho toccato qualcosa? Fammi controllare, aspetta, mi sembra una torcia. Ok, sì, questa è una torcia. Aspetta, fammi vedere. Oh, perfetto! Kazu, la torcia funziona. Ok, Kazu, fammi un attimo controllare. Questo posto non mi piace per niente, capito? Io ho abbastanza paura, però... Ma aspetta un attimo! Io questo posto l'ho già visto! Sì, forse l'hai visto in un film dell'orrore, ma che cavolo dici? Ascoltami, io sono sicuro di averlo visto. Ragazzi, commentate qui sotto e fatemi sapere quando è che ci siamo stati qui. Ok, Kazu, il vero problema è che se tu sai qual è questo posto, allora dimmi dove cavolo dobbiamo andare. Capo, di là c'è una prigione! Kazu, sì, questa è una prigione, da qui vedo le sbarre. Che cavolo c'è dall'altra parte? Ma sembra essere vuota in effetti. Però di là ci sono altre porte. Ok, però almeno ma c'è un piccolo problema. Che cavolo è? Ti sono ragazzo, corri! Cap, no, voglio avere una spiegazione a tutto questo. Senti, ascolta, questo posto non mi piace per niente. Dimmi perché siamo qui! Pochi, no, dimmi che cavolo sta succedendo! Kazu, sei chiusa sta cosa! Ah? Dai, stai lì! Kazu, non so che cosa fare. Prova a chiamare qualcuno, ma non c'è il segnale! Cap! Guarda qui! Ci sono delle monete d'argento! Anche di qua altre monete, ma cosa vuol dire tutto questo? Ehi, Kazu, più che le monete, vieni a vedere che cavolo c'è qui! Aspetta, aspetta, ma questi sono degli interruttori. Sì, hai capito bene, ci sono degli interruttori. Però ascolta, Kazu, io l'unica cosa che voglio è uscire da questo posto. Kazu, aspetta, forse ho trovato l'interruttore. Si sono riaccese le luci. Ok, perfetto, possiamo sbarazzarci della torcia, ok. Mi sa che ci serve ancora. Per quale motivo, Kazu? Perché guarda, qui ci sono delle scale che portano ad un'altra porta e di là c'è un libro. Ma per quale motivo dovrebbe esserci un libro? E soprattutto, che libro? Un libro antico, e guarda qui cosa c'è. Le coordinate! Forse ci portano da qualche parte. Aspetta, Kazu, fammi dare un'occhiata a questa cosa. Allora... Ah, sì, apri, effettivamente... Apri. Cosa vuol dire? Kazu? Sì, Cap? Kazu? Kazu, è un libro finto, non ci porta da nessuna parte! Ma come, vuoto? Fammi dare un'occhiata. Che cavolo era questa voce? Ma quale voce, Kazu? Ho sentito un sussurro del tipo andate via. Sì, vabbè, avrei capito male. Magari ha detto non ricordo la via, ma... Aspetta, chi ha detto non ricordo la via? Oppure semplicemente avrà detto la carbonara è mia. No, vabbè, non ci pensiamo, io non so chi sia stato. Io continuo un pochettino ad esplorare. Adesso... Cosa? Kazu, abbiamo un piccolo problema con la torcia. Oh, cavolo. Non ci credo! La torcia si è abbandonata, Kazu, non funziona più. Oh, cavolo. Senti, ascolta, io mi sono stufato di questa storia. Macchina! Macchina! Portaci fuori! Questa cosa non funziona. Cosa facciamo, Kazu? Cosa facciamo? Lascia fare a me! Macchina, desidero ritornare a casa! Oh, cavolo, Cap! È ripartito, ma c'è semplicemente uno schermo bianco! Cosa cavolo devo fare? Si è chiusa da sola! Fammi vedere! Spingi in mio parte! Kazu! Sì? Kazu, credo di averla distrutta. Oh cavolo! La macchina non fa più niente, non fa più lo schermo bianco.
Forse l'ho rotta. Questo è un problema, questo è un grosso problema. Ok, ascolta, senti a me, dobbiamo trovare l'uscita. Sì, ma perché? Ho usato tutta sta forza contro la macchina, era l'unica cosa che ci poteva salvare. Ma forse non hai capito che la macchina ci ha messo in questa condizione. Dobbiamo salvarci da cosa? Allora fammi dare un'occhiata, noi siamo entrati più o meno da questa porta. Sì, se non ricordo male. Perché c'è questo numero di qua? Il 4 dici? Non lo so, 4 potrebbero voler dire tante cose. Tipo il voto che tu prendi sempre a matematica. Ma allora che cosa c'entra in questo momento? Secondo me dobbiamo continuare. Aspetta, capo, aspetta, qui c'è il 2. In che senso 2? Era questo il voto che tu prendi a matematica, infatti prendi 2, non 4. Senti, ascolta, dopo ti faccio vedere io quanto prendo in matematica. Comunque, su questa porta c'è scritto 2, su quella 3 e su quella 4. 4 più 3 più 2, 4 più 6, 9. Questo è impazzito, io credo che questo sia veramente diventato matto. Allora, porta 2, porta... Hai sentito? Ti prego, dimmi che l'hai sentito. Non ho sentito niente. Kazu ha detto non avrete scampo. E qui c'è ancora lo scheletro. Ma forse in realtà diceva non prende campo, perché in effetti il telefono non funziona qui. Ma ti vuoi stare zitto? C'abbiamo uno scheletro di fianco e tu ancora fa. Kazu? Cosa c'è? Guarda che cosa c'è lì per terra. Oh cavolo, ma fermati un attimo. Questa qui è una bussola. Ah, è una bussola. Questo vuol dire che secondo me ce l'ha messa la macchina, quindi non è proprio così tanto cattiva. Ma speravo che fosse cibo. Ah, questo cibo, dobbiamo uscire di qua, ti ricordo. Vabbè, ma che cosa ce ne facciamo di una bussola? Scusa un attimo, se non posso mangiarla, che cosa me ne faccio? Ma perché non capisci mai niente? La bussola ci può servire per uscire da qui. Ok, il vero problema è che questa bussola dice che il nord è qui. Poi dice che anche qui è qui ed è anche qui. Sei un pirla. Quindi se il nord è qui, qui e qui dove... Aspetta, cos'è sto suono? È il suono che proviene dalla macchina. Secondo me si è risvegliata tipo. La macchina, no, si era spenta, Kazu, ne sono sicuro. Ma se questa cosa non funziona... Lo senti, è vero. Kazu, la macchina. Kazu. Sì? Kazu ci vuole dire qualcosa questa cosa? Ma macchina! Non so che dire, che cosa devo fare, clicco i tasti, ma non funziona! Ehi! Oi! Dove dobbiamo andare? Shh, zitto un attimo! Sì, no. Ok, il nord. Ma il nord era destra, sinistra, ovest, sud, era ovunque! Oh, come devo fare con te? Il nord è di là! Kazu, cosa? La macchina si è spenta di nuovo. Vabbè, io mi sono stufato! Ehi, ti ha fatto no, calmati! Non funzioni mai! Non è possibile, ci hai messo tu in questo guaio! Questo sta perdendo qualche rotellina. Io provo ad andare di qua verso nord, ma è tutto bloccato. Che poi scusa un attimo, ma se la bussola non indica il nord, dove cavolo dobbiamo andare? Aspetta un attimo. Cos'era sto rumore? L'hai sentito anche tu? Kazu, sono abbastanza certo che questa porta prima fosse chiusa. Sono abbastanza certo di quello. Oh mio Dio. Kazu, ma di qua c'è qualcos'altro? Beh, guarda, se vuoi puoi andare ad esplorare, io intanto continuo a controllare dov'è il nord, che ne pensi? Senti, dammi a me sta cosa. Guaglia. Allora, te non la sai usare da bussola, altro che nord, di qua. Il vero problema è che qui a nord fa un sacco di freddo e questa porta è pesantissima. Vabbè, è ovvio che fa freddo. Oh mio Dio, accendete le luci. Scherzetto, ho trovato il tasto per accenderle. Già siamo in una situazione difficilissima. Poi ti metti a fare anche gli scherzi nel frattempo. Ho trovato la via di uscita. Basta seguire. Oh cavolo. No, io di là non ci voglio Senti, andare. Cazzo, ascolta, usciamo da questo cavolo di posto. Siamo finiti in una specie di grotta, non si vede nulla. Davanti a me c'è una porta, fammi vedere. Oh mio Dio, finalmente l'aria aperta. Ok, Kazu, la bussola mi dà di andare avanti. Andiamo. Il problema è che non c'è niente avanti. Dobbiamo trovare il modo di tornare a casa e non sarà facile, te lo garantisco. Va bene, dai, l'importante è che ci siamo finalmente liberati di quella macchina dei desideri, visto che ci faceva fare solo guai. Kazu, a proposito di casa, guardiamo un pochettino com'è la situazione a casa. Sì, giusto, dopo quello che è successo non possiamo stare mai tranquilli. Ok, mi sono collegato alla tele... Le camere in corridoio, cazzo, guarda! Dammi qui, fammi... Oh, cavolo, ma...
Cosa ci fa Ele in casa nostra? E infatti, ma per quale motivo è lì? Cap, tuo fratello Ele ha la macchina dei desideri in mano. No, non è possibile, fammi controllare. Oh mio Dio, è vero!